E ancora, oltre alla mostra nella mostra realizzata dal fotografo Luigi Spina, ripeto, capace di instaurare un silente quanto profondo dialogo interpretativo con i dettagli dell'opera antica di primo secolo d.C., con quella in gesso di Antonio Canova, un'ultima osservazione dedicata alla quinta scenografica teatrale ospitata anche questo evento culturale e metafora del teatro per tutti gli eventi che saranno collegati alla mostra stessa, questo fondo scena con figure danzanti dell'antichità. Sul fondo le cinque danzatrici dalla Villa dei Papiri d'Ercolano del Man, a sinistra la cosiddetta fanciulla, ragazza di Laconia conservata in Grecia che apriva quest'anno la grande mostra dedicata a Callossa, alla bellezza ad Atene, ancora la splendida danzatrice con la testa rovesciata all'indietro dalla tomba del triclinio dipinta etrusca della necropoli dei Monterozzi di Tarquinia, e ancora sull'altro lato della scena la splendida danzatrice affrescata sulla cosiddetta Villa d'Ozio di Cicerone a Pompei, che ripete il gesto della danzatrice in bronzo del Colano: con la sinistra solleva un lembo della veste e solleva la destra a tenere anziché la ghirlanda un altro lembo con cui danzare. L'ultima figura, quindi una ripetizione in età tarda, anche qui post neoclassica, che integra pezzi antichi e di restauro della cosiddetta fanciulla danzante del Palazzo Medici Riccardi a Firenze. Questa quinta realizza la metafora e la realtà di un palcoscenico, fulcro degli eventi culturali correlati a questa mostra, che saranno allestiti in scena fra questi capolavori per l'intera durata dell'esposizione.